Bentornati, bentornati tutti quanti a Il Candidato. Il Candidato è una trasmissione, un'idea che abbiamo avuto nelle scorse settimane in redazione. L'idea è quella di invitare tutti i candidati al Consiglio Comunale e ai Consigli di Municipio a venire qui a raccontare la propria idea che hanno di Milano. La porta dello studio è aperta fino a mezzanotte, quindi se ci state guardando e siete dei candidati potete ancora raggiungerci, scrivete un messaggino via Facebook, un tweet, un SMS, quello che volete, vi rispondiamo in tempo reale, vi diamo l'indirizzo e potete venire qui in diretta a raccontarci la vostra. Come potete vedere, in questo momento nello studio sono da solo, perché sì, come abbiamo detto, dentro uno fuori l'altro, e quindi do il benvenuto a una signora adesso. Adesso facciamo entrare una signora, do il benvenuto a, questo devo leggerlo perché è un po' complicato, Marioara Popescu, candidata per Parisi in zona 7. Buonasera, buonasera Marioara. Le chiedo di andare dietro quel microfono, guardare la sua telecamera e in 10-20 secondi dirci perché dobbiamo votarla e perché i cittadini dovrebbero dare la propria preferenza a lei. Prego. Buonasera, vorrei presentarmi. Allora, sono Marioara Popescu, sono nata in Romania, vivo a Milano da 20 anni. Diciamo che ho chiesto ai miei concittadini e anche a tutti coloro che mi conoscono di votarmi perché vivo da 20 anni in Italia e da 20 anni a Milano, conosco bene i problemi che ci sono a Milano, conosco bene la comunità e vorrei con il mio contributo ad aiutare a migliorare la città. Perfetto, ok. Grazie. Le chiedo di sedersi dove c'è il microfono giallo, so che è anche di fretta, quindi poi faremo in fretta. Adesso un signore della politica, perché comunque è anni che la fa ed è, posso dire, la cosa più vicina che abbiamo a un candidato sindaco per noi della televisione web. È Roberto Caputo del PD che è stato candidato anche alle primarie Buonasera. Buonasera Caputo, qua sul microfono. Sono Roberto Caputo, candidato in Consiglio Comunale nella lista del Partito Democratico. Sono stato assessore comune di Milano, presidente del Consiglio Provinciale, di lavoro faccio il consulente per quanto riguarda la gestione delle risorse umane e comunicazione istituzionale, lobby di scrivere noir, quindi gialli, e credo di portare questa mia esperienza amministrativa che ho fatto negli anni in questa nuova consigliatura, importante, sicuramente importante per continuare il buon lavoro che ha fatto Pisapia e per andare avanti, soprattutto perché Milano sia sempre più bella, sia sempre più europea e più solidale. Perfetto, la ringrazio. Si può sedere di fianco alla candidata. Perfetto, lì va benissimo. Un'altra signora, un'altra signora, anch'essa candidata per Parisi e anch'essa rumena. E poi cercheremo di capire come mai questa scelta di questa lista. E abbiamo con noi Daniela Davidoaia, giusto? Ho detto bene? Perfetto, prego. Daniela, buonasera. Quello il microfono, ha visto ormai, ha capito cosa deve fare. Prego. Buonasera, innanzitutto io sono Daniela Davidoaia, vivo a Milano da 10 anni, sono una professionista. Ho deciso di candidare in questa lista anche perché io prevalentemente mi occupo di immigrazione e dei problemi dei rumeni che si trovano a Milano. Mi confronto, direi tutti i giorni, con i loro problemi e ho questa voglia di voler venire in aiuto. Milano la conosco. Per me, sono due cose che potrebbero dare una svolta positiva, direi. Grazie mille, Grazie. quello è il suo posto. Allora, così, proprio per iniziare, allora, lei è candidata al municipio Di zona di 7. zona 7, quindi siete due colleghe barra concorrenti, perché si Esatto. rischia qui che Anche una, amiche. solo una e l'altra non possa entrare. Però beh, forse le istanze appunto dei cittadini rumeni verranno comunque rappresentate. Vengono rappresentate però da un, non però, meglio, da una lista che insomma mi ha fatto specie sapere questa cosa, nel senso che è la stessa lista in cui abbiamo degli alleati che insomma vogliono usare le ruspe per sistemare la discussione sull'immigrazione, non il dialogo come invece diceva lei. Daniela, cosa possiamo dire in merito? Innanzitutto, considero che l'immigrazione è comunque un problema abbastanza difficile e abbastanza spinosa, perché
ci si viene in contatto con persone che vengono comunque da un'altra cultura e cercano nei loro modi di integrarsi. Per me gli si deve dare una possibilità. Posso capire che non è facile per nessuno, anche per chi vive qua, magari vede l'immigrante come quello che, posso dire, le ruba il lavoro, o magari quello che, avendo un'altra cultura, magari ha le altre abitudini. Però io vorrei vedere questa situazione trovando un angolo di umanità, perché chi viene qua molte volte viene anche inconscientemente, non viene con una idea chiara di dice uno arriva a Milano, ma può essere che in realtà ci finisce per esatto, caso, cioè, nel suo viaggio finisce esatto, proprio a rimanere anche qua. Questo poi magari se mi rimane un po' di spazio vorrei parlare anche di questo spazio, di quelli che finivano in carcere solamente per il fatto di essere immigranti. Io come cittadina rumena, che adesso siamo comunitari e posso capire, ma all'epoca, direi prima del 2007, anche noi eravamo sì, immigranti. Quindi molte volte nei tempi in quale il reato di immigrazione era ancora in vigore e dovevo difendere queste persone, pensavo sul serio, ma come sarei stata se mi capitava a me? Perché veramente vengo, ok, sono io, parlo di me stessa, vengo da un paese dove, ok, sono andata via perché economicamente il paese è così com'è e magari molti cercano una vita migliore. Ma non sei un delinquente, non devi finire in carcere soltanto perché vorresti migliorare la tua vita. Ho capito. Popescu, vuole aggiungere qualcosa sul tema, visto che insomma le storie credo siano simili, sì, ma sicuramente vi conoscerete, sì, poi sì, credo. Sì, immagino. Assolutamente. Noi siamo anche amiche. Siamo amiche anche colleghe, perché anche lei ha studiato giurisprudenza e esatto, su certi temi ci confrontiamo. Sì, volevo aggiungere che noi siamo sulla lista civica di Parisi. Siamo state contattate anche perché tanti non lo sanno, i rumeni possono votare anche se non hanno la cittadinanza italiana, come cittadini comunitari possono votare in Italia, ma per poter votare dovrebbero iscriversi su delle liste supplementari entro 40 giorni prima delle elezioni. Purtroppo, purtroppo l'informazione manca, tanti non lo sanno, infatti tantissimi non possono votare perché ormai i termini sono decorsi. Infatti noi siamo anche rappresentanti di un partito che si chiama Gli Europei per l'Italia, che con Corrado Passere hanno fatto un accordo, hanno presentato un progetto di legge che è stato presentato in Parlamento, dove si chiede l'iscrizione automatica sulle liste elettorali come vengono per i cittadini italiani. Per poter snellire e dare anche la possibilità di partecipare alla vita politico-amministrativa della località dove vive. Così vorrei aggiungere una cosa, perché io penso sinceramente che se un cittadino come noi, che è comunitario, partecipa alla vita elettorale, o comunque magari riesce anche in questioni dove è necessario che si armonizza la legislazione, magari può venire con un contributo perché conosce la mentalità, conosce la giurisprudenza e può venire incontro a spiegare come. Io ho una domanda per Caputo, vi hanno rubato un po' l'idea voi del PD con questa uscita, con questa, insomma, cioè è una cosa che io devo dire la verità, quando l'ho letta mi ha sorpreso che la lista, appunto, con la stessa lista dove c'è Lega Nord, Fratelli d'Italia, cioè la stessa coalizione, che comunque sappiamo cosa pensa sull'immigrazione e quali sono le soluzioni che propone, trova queste,
queste due invece candidate all'interno della lista Parisi. Non le chiedo ovviamente cosa ne pensa il PD dell'immigrazione, che ne abbiamo già parlato prima, c'è Zacchetti che è stato qua che ha difeso egregiamente il fortino, mi potrei dire. Cosa ne pensa poi invece del fatto di aver messo appunto queste due cittadine rumene in lista per dei municipi? Può essere un'idea utile alla cittadinanza? Il PD ha fatto qualcosa di simile, magari non lo so, può essere? Ma devo dire che interessante questo esperimento che viene fatto, ma non sono solo cittadine rumene che partecipano nelle liste di altri partiti, ci sono di varie nazionalità, cioè se sei un cittadino europeo, la Romania sta in Europa, puoi partecipare alla vita amministrativa per quanto riguarda le elezioni amministrative, non quelle nazionali, se no ci vuole la cittadinanza italiana, e però devi iscriverti 40 giorni prima ovviamente della data dell'indizione ovviamente del voto, ma trovo quindi nulla di particolare, anzi positivo devo dire in questo senso. La cosa che mi stupisce è che provenendo da un'esperienza fallimentare di Passera, perché poi è crollata la candidatura di Passera e si è unito a Parisi, cioè quindi la sua volontà di fare sindaco è miseramente fallita, e quindi una sconfitta anche politica notevole per questo. Lui dice che si è ritrovato in Parisi lui voleva fare il sindaco, alla fine ha scoperto di non avere neanche un voto e quindi ha deciso di confluire poi in questa altra lista. La cosa contraddittoria è che nella stessa coalizione esistano posizioni politiche come quella della Lega e quella di Fratelli d'Italia che sono assolutamente invece contrarie rispetto alle questioni che hanno posto le due signore qui presenti. Forse non lo sanno, ma loro sanno in una coalizione che anche queste posizioni politiche assolutamente, devo dire, in contraddizione, in conflittualità con quello che è stato espresso dalle signore. Il suo punto di vista su questo. Poi, per carità, allora, torniamo adesso a parlare più invece di Milano. Comunque, lei è stato assessore, è stato in provincia. Insomma, Milano la conosce bene, sono anni che ci lavora proprio anche politicamente. Che cosa porterà a questo giro, mi viene da dire, in più Roberto Caputo al Consiglio Comunale? Guarda, io in questi mesi, anche durante le primarie, ho incontrato, devo dire, centinaia e centinaia di cittadini, ho visitato tutti i quartieri di Milano, soprattutto quelli più disagiati e quelli con gravi difficoltà sia sociali che da un punto di vista di arredo urbano. Devo dire che il mio tema è anche lo slogan della mia campagna elettorale, Milano bella bella periferia. La scommessa per i prossimi anni è riqualificare da un punto di vista sociale, da un punto di vista urbano, le periferie milanesi. Questa è la scommessa che ci si deve giocare nei prossimi anni, e deve fare la giunta. Ovviamente non c'è un contraltare in questo momento, diciamo, di altri consiglieri comunali uscenti dell'opposizione, quindi mi tocca a me fare un po' da contraltare. Mi verrebbe da dire, però, in questi 5 anni avevate già detto che toccavate le periferie, invece avete fatto poco. No, io non direi questo, nel senso che il lavoro, la giunta Moratti aveva lasciato la città in una situazione abbastanza difficile, una giunta grigia che aveva lavorato male, poco, e le periferie erano veramente in condizioni drammatiche. Non solo le periferie, anche il centro. La giunta Pisapia ha fatto la darsena, ha ridato prestigio a questa città con i navigli, ha concluso i lavori in piazza Garolenti, ha fatto nuove piazze, nuove piste ciclabili, più verde, ha migliorato sicuramente questa città che è diventata più bella. Ha retto l'urto dell'Expo, è stato un urto molto molto forte, Milano ha retto in maniera magnifica, siamo diventati centrali rispetto all'Europa e rispetto anche al nostro paese, quindi ora si tratta di continuare questo lavoro. Quindi alcune cose sono state fatte, i prossimi anni dobbiamo invece incentrare la nostra attività amministrativa rispetto ai quartieri, alcuni quartieri che vivono un disagio sociale in questo momento. Ho capito. Che cosa porterà Popescu, giusto? Sì. Che cosa porterà Popescu invece in consiglio in municipio? Di più di quello che c'è? Portare un cambiamento.
vorrei portare delle idee nuove, vorrei ricordare a tutti che a Milano vivono più di 12.500 rumeni che lavorano, sono inseriti, sono integrati. Come dicevo, io ho anche la cittadinanza italiana da tantissimo tempo, vivendo qui da 20 anni. Vorrei cercare di migliorare l'immagine che tutti hanno dei rumeni. Vorrei creare una nuova immagine, a vedere che ci sono anche altre persone, non solo quelle di quale parlano i notiziari. Ho capito, va bene. Davidoia, gli ha già rubato un po' di forse slogan che poteva usare lei, però va bene. In ogni caso condivido. Io invece, per come vedo io le cose, Milano è una città un po' carente di parcheggi. Per me questa situazione va un po' migliorata. Migliorata nel senso che potrei e vorrei, se possibile, avere un apporto in... trovare un sistema di dare più parcheggi sia ai residenti ma anche a gente che la mattina viene da fuori per lavoro. Il problema di Milano è che non è un problema che la gente non ha i modi di spostarsi, la gente è comoda secondo me, ma potrebbe essere anche perché non ha dove parcheggiare all'entrata di Milano, o magari il fatto che molte volte i mezzi sono comodi, Milano è molto fornita di mezzi, però con tutti questi scioperi che molte volte sono o di venerdì o di lunedì, una persona che si deve recare al lavoro e riscontra questi disagi, è chiaro che corre alla macchina. Sono decenni di giunte che non hanno potuto fare nulla con gli scioperi del venerdì. Lo so che è un punto dolente, è difficile, però non è impossibile, nella vita nulla è impossibile. Se uno almeno ci tenta, ci prova, magari qualcuno poi mi dice pure le cose, però io non guido volentieri, però non farei... Si deve guidare per forza, anche quindi infatti... Appunto. Lavoro. Ecco, appunto dica, se voleva intervenire... No, volevo dire una cosa, mi spiace fare una battuta però, ma vorrei chiedere alle due signore qua presenti se vi hanno spiegato quali sono i compiti del municipio, perché molta gente non me li hanno spiegati. Molto niente dovrebbe dar vita a un'associazione culturale che si occupa dei rumeni a Milano, ma i municipi devono fare altre cose. Il problema di parcheggio è un problema globale che non riguarda solo il municipio 7 di cui partecipate, ma assolutamente. Cioè, però vorrei chiedervi, voi vi siete candidati in una lista per fare che cosa? Cosa fanno i municipi? Lo sapete, perché mi sembra di capire che forse non vi hanno spiegato bene quale sarebbe il vostro compito se voi venite eletti. Forse più di quello che ha fatto lei in tutta questa periodo. No, guardi, ma lei non è già stato candidato. Lei non mi conosce. Lei è stato consigliere per... Lei non mi conosce. No, guardi, lei non mi conosce. Anche lei, e chiedo, forse provare chiedo, ma voi sapete cosa deve fare un consigliere in un municipio? E me lo può dire, per favore? Ma le abbiamo detto tutto quello che ha fatto anche lei in questo periodo. No, mi dica lei cosa deve svolgere, che compito svolge un consigliere in un municipio. Perché mi sembra che forse imparare i ruoli. No, ma non è un problema di polemica. Mi spiace che poi dopo si va. I municipi sono una cosa importante, è stata fatta una riforma. Cosa ha fatto lei tutto questo periodo? Ma signora, ma non è un problema, io non ero in un municipio. Io avevo capito. Comunque che io vorrei sapere, al posto di fare polemiche, vorrei sapere se lei sa la riforma cosa ha portato in questa città, che deve portare verso la città metropolitana, quindi un fatto la importante strategico. Questa riforma, il municipio è avvenuta c'è quest'anno. Ecco, quali sono le nuove deleghe che hanno i municipi? Cambia completamente la realtà di questa città. Hanno dei compiti importanti, possono avere un bilancio proprio. Caputo, io prima voi sapete che viene cambia eletto davvero tanto. Sì, innanzitutto viene eletto direttamente il presidente, questa cosa. E poi hanno delle deleghe veramente, cioè hanno 4 assessori, hanno deleghe, possono agire in prima persona, non devono più dipendere dal Consiglio Comunale o dal Comune di Milano. Allora le faccio legato a questa con questi municipi così importanti. Non era forse il momento anche di mettersi un attimino lì e magari ridisegnarli?
O forse no, voi ci vanno bene così come sono? Ma devo dire che forse alcune zone potevano essere ridisegnate meglio, però ormai si viaggiava su quella costituzione, ormai c'era già stata un'esperienza di parecchi anni, quindi si è procedito su questa cosa. Il problema vero è che sono stati creati per dar vita alla città metropolitana, perché solo da quella si può passare. Quindi il passaggio, il secondo passaggio è questo. Perfetto, e allora ne parleremo appena dopo la pausa, parleremo magari di città metropolitana. Io ringrazio i nostri signori che so che ci devono lasciare. Ci rivediamo fra pochissimo, una piccola pausa, 3 minuti e siamo di nuovo con voi. A presto.